Volontari per trasportare in auto i pazienti alle cure oncologiche. È un servizio della Lega dei Tumori di Milano. Ciao. Ciao Mario, anche oggi dovresti andare a prendere la signora Maria Giale Padova, che deve essere entro mezz'ora in istituto. Ok, grazie, Ciao. ciao. Non va in vacanza il servizio di accompagnamento alle terapie della Lega Tumori di Milano, molto apprezzato soprattutto d'estate, lo dicono i numeri. Almeno un centinaio i pazienti che lo scorso agosto ne hanno beneficiato. Durante l'anno invece i viaggi tra casa e ospedale e ritorno sono stati più di 10.000, 270.000 i chilometri percorsi dagli instancabili e generosi volontari. Ne abbiamo 53, ovviamente sono volontari, quindi non sono sempre tutti presenti, magari, perché potremmo centuplicare il servizio, però sono veramente le nostre colonne, ci aiutano in modo disinteressato e pieno di amore. Pesante psicologicamente e fisicamente? Fisicamente direi di no, psicologicamente comporta qualche problemino, ecco. Quando si accompagnano i bambini si rimane piuttosto, insomma... Come avviene il contatto tra voi e il paziente? Allora, la richiesta parte o dai medici dei reparti direttamente che oramai ci conoscono, poi c'è un passaparola molto importante perché il nostro servizio è gratuito. Che cosa le danno in più i pazienti? Ma noi diciamo una frase, noi volontari, che i pazienti danno più loro a noi che noi a loro. Non pensavo che questo servizio mi avrebbe coinvolto così tanto. La città si ferma, ma loro no. Si fanno meno vacanze, nonostante sia in pensione potrei farne anche di più. Avete bisogno di volontari in più? E come no, sempre. Lutto nel mondo della musica. È mancato Giorgio Gaslini, pianista e compositore, uno dei protagonisti del jazz in Italia. Era nato a Milano 84 anni fa.